Dunque, vi ringrazio tutti quanti, buonasera, vi presento per chi non mi conosce, sono Giulio Rodolfo, l'ideatore del premio Media Stars e il direttore editoriale della società appunto che organizza questo evento, la Media Star Editore. Media Stars è il premio tecnico della pubblicità che noi organizziamo annualmente ormai da 17 anni, di cui avete avuto informazione con quel volantino che è un riassunto breve del bando di concorso di quest'anno, che è stato prorogato al 30 ottobre. Quest'oggi abbiamo un convegno sul packaging. All'interno della settimana della comunicazione abbiamo avuto diversi spunti, diciamo, di approfondimento. Il 1 ottobre abbiamo già svolto una giornata sull'online reputation, un bar camp in pratica che ha visto diversi relatori importanti alternarsi per spiegare meglio l'evento e diciamo, lo strumento di lavoro che sono i social media. È stata una giornata molto affollata, abbiamo avuto più di 100 visitatori a quell'evento. Oggi invece qui parliamo di packaging pro consumer. È una dottrina particolare e adesso andremo a approfondire un attimino che cosa vuol dire questo tema che abbiamo scelto. Io vi posso dire che dunque il packaging è una delle leve del marketing che in questi ultimi anni sta attraversando un'importante fase di evoluzione, non più solo focalizzata sull'estetica o la praticità, ma anche sull'ecologia e il rispetto dell'ambiente, ovviamente. Non è corretto pensare che questa svolta ecologica sia unicamente dettata dalle normative nazionali in tema di riciclaggio. Il protagonista rimane sempre il consumatore, che lentamente modifica le sue abitudini di vita e il proprio atteggiamento anche nei confronti del packaging al momento dell'acquisto. Un recente studio europeo, presentato a giugno dalla Cattolica di Milano, in collaborazione con l'Università di Parma, espone i risultati di un interessante sondaggio che mostra l'emergere di tre culture del packaging. In sintesi, si possono identificare una cultura tedesca, nord europea, basata sulla semplicità, l'essenzialità, il rigore, sull'autocontrollo dei consumi e sull'attenzione dell'ambiente. Una cultura sud europea, franco-spagnola, più estetica, che tende a fondere packaging e design. E infine una cultura italiana, che potremmo definire di mediazione, nella quale è presente la componente estetica, ma con un particolare accento sull'originalità e sulla creatività, ma che contiene anche elementi ambientalistici collegati alla riciclabilità dei materiali. È per questo che Media Stars ha pensato di dar vita ad un convegno su questo tema di forte attualità, per capire con l'aiuto dei nostri relatori come il packaging oggi riesca a soddisfare il cliente italiano, che si pone in quanto pare come il più esigente all'interno del panorama europeo. Prima di lasciarvi agli interventi, vi ricordo che abbiamo prorogato appunto la scadenza del bando di concorso, ve l'ho già detto, e un ultimo accenno lo volevo fare sul tema della settimana della comunicazione di quest'anno, che siamo tutti maker, nel senso che gli orizzonti della comunicazione si sono molto allargati con l'avvento della tecnologia e hanno dato la possibilità a moltissimi altri individui oppure organizzazioni di essere attivi nella diffusione della comunicazione, nella diffusione dei saperi riguardo varie dottrine del comparto della comunicazione. Una appunto, quella riguardante il tema di quest'anno, di quest'oggi, che è packaging, è proprio l'ergonomia, la facilità di uso, il key visual, diciamo, che ci guida nelle nostre scelte quando siamo davanti al fatidico comparto del supermercato dove ci sono moltissime marche tutte uguali e dobbiamo scegliere la nostra. E poi non dobbiamo trascurare il riuso e il riciclo. Il riciclo dei materiali è una cosa molto importante, perché le aziende non possono sottovalutare questa cosa, che operando in questo senso riescono ad andare incontro sia alla domanda dei consumatori
sia ovviamente alle loro esigenze di armonizzare i costi e ridurre ovviamente l'utilizzo delle materie prime. Questo è un obiettivo molto alto che ci dobbiamo porre senz'altro fra i nostri obiettivi primari, perché sappiamo benissimo tutti che i rifiuti sono un numero esorbitante e dobbiamo assolutamente fare in modo di ridurlo. Detto questo, io vi invito anche venerdì 5 ottobre, qui sempre in questa location, ci sarà un altro incontro, sempre gestito da noi, che sarà un incontro sul 3D in stereoscopia, una nuova tecnica, non tanto nuova, diciamo, ma ormai utilizzata anche dai broadcast al cinema, che ci permette di vedere l'home video, ti permette di vedere i canali, cioè Sky 3D per esempio, oppure al cinema, molti di voi avranno già visto dei film in 3D, ci permette di vedere le pellicole in una maniera un po' diversa e in pratica noi vorremmo cercare di fare un'analisi su questo tema del 3D stereoscopico, mostrando le sue origini e mostrando anche i possibili sviluppi che possono avere nel campo della comunicazione, ovviamente. Per cui ci saranno dei trailer di agenzie di case di produzione, post-produzione, che mostreranno questo tipo di produzioni 3D. E per cui vi invito tutti alle 17 del 5 di ottobre nella sala grande qua sotto al primo piano, sala Ricci. Bene, io ho terminato la mia presentazione e vi ringrazio di essere così numerosi oggi e chiamo per cui i relatori istituzionali di questo convegno, che adesso vi spiegherò come sarà organizzato. In pratica quello che vorremmo fare era un tavolo in cui si alternano diversi relatori, ognuno con una case history molto particolare da mostrarvi, con delle linee guida da fare e da non fare, ovviamente. E tutto ciò però rimane assolutamente aperto, nel senso che io vorrei che si sedessero qui adesso Luca De Nardo di Packaging Server e Marco Sacchette, direttore dell'Istituto Nazionale dell'Imballaggio, quale relatore istituzionale. Ecco, sedetevi. Magari Luca siediti qua, nel senso che voi avete l'esperienza, la competenza sicuramente di avere questi ospiti come relatori, che ovviamente loro presenteranno le loro idee, i loro brevetti, le loro case history, e anche dal pubblico io vorrei che comunque ci fosse un dibattito, che ci fossero delle domande, ci fossero degli interlocutori che si facessero vivi anche in questo senso. Per cui adesso do la parola a Marco Sacchette per il suo intervento e io mi siedo qui, vediamo un pochettino che cosa avete preparato.